Il longan è un frutto dalle molte proprietà. Si tratta infatti di un alimento in grado di apportare numerosi benefici alla salute e che ha però alcune controindicazioni. Il longan, il cui nome scientifico è Dimocarpus longan, è un frutto originario dell'Indocina, appartenente alla famiglia delle Sapindaceae, che è possibile trovare presso alcuni mercati di frutta esotica o nella cucina orientale. Il nome longan vuol dire letteralmente occhio di drago. Il longan è un frutto particolarmente benefico per la salute del nostro organismo. Si tratta infatti di un alimento alleato di fegato, pelle, sangue, cuore, milza e memoria. Il cosiddetto occhio di drago è ricco di fibre alimentari che favoriscono il lavoro svolto dall'intestino. Pare inoltre che il longan sia un alimento in grado di apportare calore e aiutare l'apparato cardiocircolatorio, oltre che la milza. Questo alimento vanta poi delle proprietà rilassanti e calmanti. Rappresenta infatti un valido aiuto e un ottimo rimedio naturale per chi soffre di attacchi di panico, agitazione, insonnia, fame nervosa e palpitazioni. Essendo inoltre un buon antiossidante, è indicato contro l'invecchiamento. Previene infatti i segni dell'età e la formazione dei radicali liberi. Il longan favorisce poi l'assorbimento di ferro nel sangue e possiede proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie, antimicotiche e tonificanti. Secondo alcuni studi, la presenza di proteine nel longan è in grado di alzare il livello del sistema immunitario, nonché di combattere e prevenire anche alcune forme di cancro. Le proprietà nutrizionali sono molteplici. Il longan contiene infatti vitamina C e riboflavina, oltre a fibre alimentari e sali minerali. Si tratta di un frutto ricco di potassio, fosforo, magnesio, rame e proteine. Ha inoltre un basso contenuto di grassi. Per quanto riguarda le calorie invece, il longan contiene 60 kcal ogni 100 g di prodotto. Il longan è un frutto che non ha particolari controindicazioni, tranne nel caso di allergie o intolleranze. Ad ogni modo, è necessario prestare attenzione ai suoi semi. Questi contengono infatti saponina. Ne sono talmente ricchi da venire utilizzati per il lavaggio degli indumenti nei paesi di origine. Per cui è bene evitarne l'ingestione. Come si mangia il longan? Prima di tutto, è opportuno conoscere il grado di maturità giusto di questo frutto. La buccia non deve essere mai completamente morbida, con macchie violacee o marroni. E la polpa deve essere succosa e trasparente. Il frutto, dopo aver eliminato la buccia, può essere mangiato fresco o disidratato. In quest'ultimo caso, può ad esempio essere utilizzato per l'infusione di tè. Il longan è utilizzato anche per la produzione di succhi, liquori, gelati e come ingrediente per salse agrodolci e zuppe tipiche delle cucine tradizionali cinesi e thailandesi. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.